안녕하세요. 에리카예요. 이탈리아 사람이에요. 이탈리아에서 번역가예요. 넥시스 코리아에서 2개월에 공부했어요. 하지만 이번 제첫 번째 아니에요. 사실은 첫 번째예요. 그리고 아마 세 번째도 다시 올 거예요. 너무 좋아서 다시 하고 싶어요. 아, 왜 한국어 공부해서? 일단 K-pop 때문에. 네, K-pop 때문에. 그리고 드라마 많이 와서 언어 너무 좋아서 아마 한국어 더 배우고 싶어서 한국어 공부하기 시작했어요. 근데 혼자 공부하면 조금 힘들어요. 그리고 넥시즌 코리아에 왔어요. 넥시즌 코리아에 왔을 때 한국어 진짜 잘할 수 있어요. 왜냐하면 보통 수업이 힘들지만 재밌어요, 또. 네, 너무 재밌어요. 연습 많이 할수 있어요. 특히 홍어 수업 시간에 많이 이야기할 수 있어요. 선생님이랑 다른 학생들이랑 많이 이야기할 수 있어요. 그리고 일기도 있어요. 수기도 할수 있어요. 그래서 빨리 한국어 잘할 수 있어요. 그리고 아침 수업 시간에 문법 진짜 많이 해요. 문법 진짜 유용해요. 그래서 네, 힘들지만 재밌어요. 넥시스 코리아에서 많이 액티비티도 있어요. 넥시스 코리아 액티비티 너무 좋아요. 왜냐하면 미팝 있어요. 스튜던트 나이트도 있어요. 그동안 학생들이 많이 만나서 새 친구들도 할수 있어요. 만들 수 있어요. 그리고 넥시스에서 IELTS 한국 학생 더 있어요. 그래서 미팝 동안 스튜던트 나이트 한국 학생 더 와서 많이 한국 친구들이 만들 수 있어요. 그리고 너무 좋아요. 연습도 한국어 연습 많이 할수 있어요. 네, 아마 미팝도 네, 스튜던트 나이트 너무 재밌어요. 그 기억이 이탈리아에 진짜 더 하고 싶어요. 네. 스튜던트 나이트. 그리고 네, 한국어 진짜 공부하고 싶어요. 많이 배우고 싶어요. 내 생각은 넥시스 코리아에 얻을 수 있어요. 왜냐면 여기서 아마 많이 공부해야 돼요. 근데 빨리 한국어 잘할 수 있어요. 네, 감사합니다. Ciao a tutti, mi chiamo Erika, sono ovviamente italiana e sono una traduttrice dall'inglese. Sono venuta alla Lexis Korea 2 mesi fa, ma in realtà questa non è la mia prima volta alla Lexis Korea, sono già venuta l'anno scorso e ho studiato di nuovo 2 mesi. In realtà sto pensando di tornarci una terza volta perché mi è piaciuto talmente tanto che penso di tornare una terza volta. Ho iniziato a studiare coreano probabilmente un po' come la maggior parte delle persone per colpa del K-pop,
Poi ho iniziato a guardare tanti drama e quindi più guardavo drama, più volevo conoscere la lingua. Ho iniziato a studiare la lingua da sola, però ho notato che non riuscivo ad avere i miglioramenti che avrei voluto. Quindi sono venuta qua a Seoul, ad Alexis, e da quando sono venuta ad Alexis il mio coreano è veramente migliorato tantissimo e velocemente. Ad Alexis c'è la possibilità di fare due tipi di lezione. Al mattino si fa molta grammatica, è difficile, però le insegnanti sono fantastiche e sono molto divertenti, le lezioni sono divertenti anche se si studia molto. E poi ci sono le lezioni pomeridiane dove si può praticare molto la lingua, si parla tanto con l'insegnante, con gli altri studenti, si può fare pratica di lettura, di scrittura, quindi anche quella è una classe che effettivamente serve molto per migliorare il coreano. Inoltre all'Alexis vengono organizzate tantissime attività, ogni giorno c'è un'attività diversa e forse le più divertenti sono il meetup e la student night, dove è possibile incontrare non solo gli studenti dell'Alexis, gli altri studenti di varie nazionalità diverse, ma anche studenti coreani che studiano qua per fare l'esame IELTS e quindi si può incontrare non solo nuovi amici da tutte le parti del mondo, ma anche degli amici coreani con cui poter fare pratica con il coreano che si è studiato all'Alexis. Probabilmente queste sono le due attività che mi piacciono di più, anche perché c'è appunto la possibilità di fare tantissimi nuovi amici. Il mio consiglio è che se volete veramente migliorare il vostro coreano, se vi piace veramente tanto il coreano e volete studiarlo bene e impararlo velocemente, vi consiglio veramente di venire ad Alexis Korea, perché anche se non avete tanto tempo, in quel poco tempo sono sicura che il vostro coreano migliorerà tantissimo. Quindi pensateci. Ciao a tutti!